si tratta di un semplice unboxing di prodotti acquistati su Amazon, ma nel pacco che avete appena visto ci sono tre oggetti della mia wishlist che gentilmente e con affetto ho ricevuto in regalo da Antonio alias Tonigno Italia, un nostro carissimo iscritto. Dunque, grazie veramente di cuore Antonio, grazie, grazie, grazie. Sono veramente felice di aver ricevuto questi regali. Adesso andremo ad unboxare e faremo naturalmente un po' di triggers rilassanti. Quindi, come sempre, mettiamoci comodi ed indossiamo le cuffie che si comincia. Prima di passare alla sigla, però, vi ricordo sempre, se non lo avete ancora fatto naturalmente, di iscrivervi al canale ed attivare la campanella di notifica per non perdere i prossimi video rilassanti. Eccoci tornati dopo la sigla, ragazzi. Dunque, andiamo subito ad aprire il pacco ricevuto in regalo da Antonio. Ve lo mostro nuovamente. Eccolo qua. Io naturalmente nel frattempo mi sono munito anche di forbici per scartare, per unboxare il nostro pacco. Quindi adesso andiamo subito ad aprirlo. Questa bellissima lettera P, luminosa, guardate che carina, grazie Antonio, grazie veramente, una P luminosa che utilizzerò per il canale, la P di Pietro, la P di Pit, ovviamente. Adesso andiamo a scartarla. Thank you.
nostra P pronta per essere esposta. Andiamo subito a vedere se funziona naturalmente. Dunque, io qua dietro vedo un vano per le pile. Ecco, infatti, qua dietro, come potete vedere, c'è un vano per le pile. Funziona con due batterie stilo. Quindi adesso andiamo a inserire le nostre batterie stilo, le nostre pile, e accendiamo la nostra P luminosa. Ecco le nostre stilo. Adesso passiamo al secondo regalo. Il secondo regalo si trova all'interno di questa scatola. Ecco qua. Direte voi cosa è? C'è scritto su Decoration Lamp, quindi una lampada decorativa che funziona con tre pile stilo oppure tramite USB. Lampada a LED. Sul retro della scatola sono raffigurati i diversi modelli di questa lampada. Ecco qua. Spero riescano a vedersi bene. Abbiamo la lampada a forma di lampadina, che come potete vedere è quella contenuta nella confezione. Poi abbiamo quella a forma di gatto, quella a forma di abete, quella a forma di palma. Poi qui giù abbiamo un fantasmino, un cuoricino e delle campanelle. Bene. Facciamo un po' di tapping sulla scatola, giusto per rilassarci un po'.
spinotto USB che sicuramente serve per tenere accesa la lampada anche con la corrente elettrica. Quindi andiamo a provarla naturalmente con le pile e vediamo che effetto fa questa lampada a LED. Bene ragazzi, e allora ecco qua, è accesa anche se si vede poco. Proviamo a metterla più distante. Ecco, più distante è, meglio si vede. Facciamo la prova a spegnerla e a riaccenderla e vediamo qual è la differenza. 1, 2, si nota benissimo ragazzi. Carina, vero? Molto carina. Questa, come la P, la utilizzeremo per dare un tocco decorativo in più ai video del canale. Bene ragazzi, la scatola contiene ancora un ultimo regalo, totalmente differente dai due precedenti. Andiamo subito a vedere di che si tratta. L'ultimo regalo del nostro Antonio è questo bellissimo libro che, devo dire la verità, desideravo tanto, tanto, tanto. Davide Albanese, Forchetta e Boccale, i migliori abbinamenti tra birre artigianali e piatti della cucina tipica del bel paese, edizioni Panda. Si evince bene che utilizzerò questo libro per abbinare al meglio pietanze e birre artigianali che solitamente porto sul canale, ragazzi. Dunque adesso andiamo a leggere un po' cosa c'è scritto sul retro, tanto per introdurre il libro. Allora, perché leggere un libro sulle birre artigianali e sui piatti della tradizione culinaria italiana? Probabilmente perché una buona birra servita a regola d'arte e un buon piatto italiano soddisfano corpo e mente come poche altre cose nella vita. L'accostamento tra birre artigianali italiane, recenti fiori all'occhiello della produzione agroalimentare nazionale, e piatti tipici locali ormai diffusi in tutto il bel paese è auspicabile e godurioso. La cucina italiana, infinita vastità di profumi, sapori, storia e luoghi, merita l'abbinamento cosciente ma non serioso. È sincera, schietta e verace e bada sia al concetto di sussistenza sia a quello di elaborazione. Le birre sono nate come bevande popolari, adatte al consumo di tutti i giorni, così come le ricette tradizionali dello stivale, tanto semplici quanto iconiche. Perché allora non pensare di godere di un accostamento informale, semplice e senza inutili fronzoli? Non è così difficile. I piatti italiani sono adatti all'abbinamento con birre, vini, acque, cocktail, succhi di frutta e quanto ancora possa esaltarli, mantenendoli vivi e ruspanti, senza intaccarne troppo l'identità attuale. Le birre artigianali del bel paese, grazie alla loro versatilità e alla loro indipendenza da rigidi contesti storico-culturali, ne sono i partner perfetti. L'obiettivo del libro è fornire qualche spunto per un abbinamento informale ma consapevole, dopo aver scoperto qualcosa in più su pinte colme e boccali traboccanti. La birra artigianale italiana può salire stabilmente sulle nostre tavole e arricchire il pasto in modo soddisfacente, migliorandoci sensibilmente la giornata e la vita. Bene, questa era la prefazione del libro Forchetta e Boccale, che utilizzeremo anche nei nostri video inerenti alle birre artigianali. Ci rifaremo a questo libro per accostare al meglio cibi e birre, come già detto. Quindi un grazie infinite ad Antonio per questi regali, ho apprezzato veramente tanto. Grazie Antonio, grazie, 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 grazie.
grazie, grazie. E adesso non mi resta altro che augurarvi buonanotte e darvi appuntamento al prossimo video rilassante del canale. Dunque, da Beat the Voice a ASMR e dai regali di Antonio è tutto. E adesso